Tornando in Italia, è però la lotta alla fame nel mondo tra i temi centrali del G8 agricolo di Treviso. L'inviata è Anna Scofuri. Una scatola vuota e un pugno di mosche, così un'organizzazione indipendente raffigura la fame, il prodotto più diffuso sulle tavole del sud del mondo. Quasi 1 miliardo di persone ne soffrono, 3 milioni i morti per sottoalimentazione. Numerose associazioni di contadini chiedono un modello agricolo non industriale ma familiare, un'agricoltura biologica in grado di rispettare l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori. Dall'inizio del secolo il 75% della biodiversità genetica è andata perduta e gli OGM non sono, sostengono, un'arma per sconfiggere la fame. Cresce la diffidenza anche in Europa. La Germania ha detto no ad un mais geneticamente modificato, autorizzato dall'Unione Europea, per motivi sanitari. Sulla fame nel mondo tante parole, da questo vertice usciranno azioni concrete? Io spero proprio di sì. I temi saranno sicuramente quelli della cooperazione, del microcredito, ma anche di una grande riflessione, come propone la FAO, rispetto alla disponibilità di acqua. Noi dobbiamo portare l'acqua in quelle terre che non producono.